Oggetto numero 34, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto, diffusione degli anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid-19. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente, parliamo ancora di monoclonali, l'abbiamo fatto qui esattamente il 23 febbraio del 2021, assessore, quando abbiamo chiesto come consiglio su mia proposta e chiaramente come gruppo della Lega, però votato da tutti, di incentivare l'uso delle monoclonali per la cura del Covid. Allora, gli anticorpi monoclonali vanno ricordati, sono definiti farmaci biologici, progettati per riconoscere, legare e neutralizzare in maniera specifica un determinato antigene e vengono utilizzati sia per scopi diagnostici sia per scopi terapeutici. Gli anticorpi monoclonali possono essere prodotti in grandi quantità, grazie a Dio ne abbiamo avuti una marea, all'inizio ricordiamolo per chi se ne fosse dimenticato ce le volevano dare gratis e al Ministero l'hanno voluti, mi risulta così, e sono diciamo derivati in una serie di malattie infiammatorie, di infezioni di tumore, sembrano risultare efficaci anche contro il Covid. Questo è lo scopo delle monoclonali. Poi il 12 novembre 2021 la Commissione europea, su parere dell'Agenzia europea per i farmaci, ha autorizzato l'associazione di anticorpi monoclonali, adesso il Casirivimab e Imdevimab, impronunciabili, denominati monoclonale, dall'azienda farmaceutica Celltrion Healthcare Hungary Kit, tutto il resto scritto in inglese, questi sono i produttori. Considerato che in Italia ha recepito autorizzazione europea con la determinazione 155-156 del 25 novembre 2021, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale numero 282 del 26 novembre 2021, che classificano i medicinali a fine del rimborso da parte del Sistema Sanitario Nazionale in C, non negoziata, e attribuiscono il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare di volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri individuati dalla Regione. Tenuto conto che in alcune regioni hanno approvato un documento di indirizzo regionale con il quale vengono individuate le modalità organizzative più appropriate per la somministrazione del farmaco in ambito ospedaliero e per pazienti gestiti a domicilio, con le relative raccomandazioni, considerato che l'attuazione del decreto ministeriale sulla salute numero 6 febbraio 2021, l'Agenzia Italiana per il Farmaco ha sviluppato il registro per il monitoraggio di anticorpi monoclonali e pubblica a partire da aprile 2021 un report settimanale contenente i dati a livello regionale, sottolineato che nell'ultimo report di monitoraggio dell'AIFA pubblicato il 17 dicembre 2021 risulta che nella settimana dal 10 al 16 dicembre il numero di prescrizioni anticorpi monoclonali in Umbria è stato pari a 10,34 unità per milione di abitanti, dato fortemente al di sotto della media nazionale che risulta pari a 25,56 unità per milione di abitanti. Naturalmente questo dato magari non ce n'è stato bisogno, assessore, cioè non è che uno l'ha tenuta in frigo, è semplicemente un dato statistico. Quindi interroga la Giunta per conoscere la situazione attuale delle prescrizioni di anticorpi monoclonali presso le diverse strutture sanitarie regionali e l'eventuale trend di crescita, dati sull'efficacia riscontrata dei pazienti trattati da tale tipologia di farmaci, le modalità organizzative che si intendono adottare per un maggiore utilizzo di anticorpi monoclonali in Umbria nel contrasto del Covid-19. Su questi ultimi punti so benissimo, ne ho fatto richiesta anch'io, i monoclonali si somministrano ad alcuni pazienti con determinate caratteristiche, lo dirà meglio lei. E naturalmente alla fine quello che è successo anche su trasmissioni televisive pare, non so se in Umbria, non è scritto nella domanda, ma magari ce lo illustra lei, che a livello nazionale ci sia una forte disponibilità di questi farmaci, ma quelli che abbiamo acquistato pare che siano comunque, come tutti i farmaci, con una durata di validità, quindi di scadenza limitata. Quindi se ci può dare brevemente, anche considerando che è un'interrogazione, i dati più aggiornati possibili, preventivamente, assessore, la ringrazio. Grazie Presidente. Dal 10 marzo 2021 al 3 febbraio 2022 sono stati prescritti
455 trattamenti distribuiti come di seguito specificato, con un incremento percentuale rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione di circa il 98-69%. L'azienda ospedaliera di Perugia ne ha prescritti 270, l'azienda ospedaliera di Terni 77, l'ospedale di Spoleto 47, Città di Castello 52 e l'ospedale di Foligno 9, per un totale appunto di 455. Infatti fino al 22/12/2021 i trattamenti prescritti erano 229. Resta inteso che l'incremento è commisurato all'aumento del numero dei contagi, evidentemente. Circa l'efficacia riscontrata, AIFA ha istituito un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dei medicinali a base di anticorpi monoclonali. In base alle modalità e alle condizioni di impiego definite dal CTS di AIFA, i centri utilizzatori individuati dalle regioni devono compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti elegibili secondo i criteri di selezione stabiliti e la scheda di follow-up. Nel caso dei pazienti domiciliari è prevista che la scheda di fine trattamento che attesta la guarigione debba intendersi come scheda di follow-up da eseguire a circa un mese dalla somministrazione degli anticorpi monoclonali attraverso un contatto a distanza, per esempio per via telefonica, con il paziente. Non si dispone ancora di pubblicazioni ufficiali, ma l'esito di pazienti trattati è stata la guarigione. Per quanto riguarda le modalità organizzative, in aggiunta alle disposizioni che sono state impartite dalle aziende sanitarie a partire da marzo 2021, nella deliberazione della giunta del numero 6 del 5/1/2022 recante emergenza Covid-19, il rafforzamento delle misure organizzative del territorio per la gestione attuale della fase pandemica è stato ribadito alle aziende sanitarie della Regione che va prevista la massima disponibilità all'esecuzione di tali terapie, considerato che l'uso degli anticorpi monoclonali, in modo particolare nelle fasi precocissime, entro i 3-5 giorni dall'inizio dei sintomi, rappresenta uno strumento molto importante nel ridurre la progressione di malattia e quindi nell'evitare l'ospedalizzazione. Si evidenzia tuttavia che i vari anticorpi disponibili dimostrano livelli di efficacia diversi verso le varie varianti Covid. In particolare, l'unico anticorpo monoclonale efficace verso la variante Omicron è il Sotrovimab, di quale scorta per l'Umbria ammontano a circa 39 confezioni. Si evidenzia comunque che da 6 gennaio del 22 è disponibile anche il farmaco antivirale orale Nagevrio, efficace sulla variante Omicron, di cui sono stati prescritti in Umbria 115 trattamenti. Analogamente, gli anticorpi monoclonali, il Nagevrio, è indicato per il trattamento Covid negli adulti non ospedalizzati che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso le forme severe del Covid-19. Inoltre, ieri è stata pubblicata la determina AIFA sulla Gazzetta Ufficiale e da oggi è in distribuzione anche il nuovo antivirale della Pfizer, il Paxlovid, che ugualmente sarà consegnato alle regioni dalla struttura commissariale. Per quanto riguarda la durata dei farmaci, evidentemente, e di conseguenza anche i monoclonali, tutti i farmaci hanno una scadenza, vale comunque la regola della prescrizione dettata da AIFA, che è ineludibile evidentemente, e vale comunque la regola che determinati retrovirali, determinati monoclonali sono destinati per determinate specifiche tipicità di Covid. Per l'Omicron, come ho già detto, ce n'è uno solo che è efficace, del quale abbiamo 39 confezioni nella disponibilità. Quindi sta nella prescrizione del medico, che la farà sicuramente in scienza e coscienza, l'uso assolutamente corretto nella prescrizione di questi farmaci. Grazie. Consigliere Mancini o no? Prego. Allora, intanto felice come gruppo Lega, assessore, che noi abbiamo messo all'attenzione della Giunta l'uso dei monoclonali un anno fa.
quando ancora, diciamo, c'erano resistenze politiche che non, chiaramente non sono all'interno di questa giunta nazionale. Dopodiché apprendiamo che anche per la variante Omicron ci sono dei farmaci, non solo quelli monoclonali ma anche i retrovirali, e quindi a un certo punto i pazienti possono, al di là del diffondersi della malattia, sperare, no? Quindi liberare un po' quello che è, in qualche maniera, sono misure che hanno terrorizzato l'opinione pubblica, perché di fatto, assessore, al di là della malattia, qui siamo in uno stato di terrore pandemico. Quindi alla fine far capire che in questa regione, per prima, e comunque il sistema sanitario regionale lo dimostra anche il fatto che siamo in zona bianca, ha la possibilità di curare preventivamente, oltre a, chiaramente, la tachipirina e la vigile attesa, penso che ormai l'hanno imparata, che quella non è la terapia consigliata, e poi ci sono le monoclonali, poi c'è il plasma iperimmune, poi c'è il farmaco retrovirale, quindi alla fine se uno si ammala ha quasi il 99,9 forse periodico di non finire deceduto. Questo è un segnale di speranza che penso che vanno comunicati ai cittadini, perché quello che abbiamo assistito, assessore, in questi ultimi mesi è il psicoterrore trasmesso all'opinione pubblica, quando invece sistema sanitario regionale organizzato, e lo ringraziamo del suo lavoro e ringraziamo anche chi chiaramente ci opera, fa di tutto professionalmente, e oggi l'armamentario medico è potente. E forse politicamente, chi ha preceduto lei, ma ancora prima, a livello romano, questi farmaci potevano avere una considerazione maggiore. Però col segno di poi siamo tutti bravi, però la valutazione politica rimane, ed è una valutazione politica che chiaramente saranno i posteri, che chiaramente non riguarda questa giunta e non riguarda sicuramente la sua figura, ma riguarda a livello ministeriale, il Ministero della Salute, che in qualche maniera forse non ha saputo apprezzare questa potenzialità. Oggi ne stiamo raccogliendo con le sue dichiarazioni i risultati positivi, vuol dire vite salvate, vuol dire speranza, e vuol dire soprattutto per il paziente che si ammala di Covid, vuol dire che c'è uno strumento che tutela la sua salute, e vuol dire meno paura. E questo abbiamo bisogno, caro assessore, in generale in tutta Italia, di meno paura, perché altrimenti con la paura ci si avvita e ne soffre alla fine non solo la salute delle persone anche a livello psicologico, ma anche l'economia, che non è secondaria in questo aspetto. Quindi la ringrazio delle sue risposte, e chiaramente già vedo che a livello di comunicazione, vedo che si sta comunicando, che sono arrivati i farmaci di varie aziende, questo in qualche maniera mi rasserena a me, io sono stato paziente Covid, quindi mi rasserena che se eventualmente lo riprendo, c'ho vicino un sistema farmacologico che insieme ai medici tutela la nostra salute, questo può solo fare piacere, la ringrazio. Ultima question time, dopo abbiamo il consiglio nelle sessioni ordinarie, nuovo servizio di elisoccorso della Regione Umbria, interroga Paparelli, giusto anche con la replica, e risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Paparelli. Sì, grazie Presidente. Ma noi già al momento della discussione in aula dell'apposita mozione della relativa approvazione, relativamente al servizio di elisoccorso che abbiamo attualmente in convenzione con la Regione Marche, dicemmo, avremmo modo di affermare che costruire un servizio autonomo avrebbe prodotto inevitabilmente un aumento dei costi del servizio sanitario regionale, con fondi che potevano essere ben utilizzati in altro modo, e mi pare, diciamo, che ce ne sia alquanto bisogno. Premesso che il piano della Regione prevedeva, poi nel esplicarsi, ha previsto una postazione in Umbria dalla quale partiranno i soccorsi con tre possibili siti che sono stati presi in considerazione, scartando senza alcuna giustificazione plausibile quello che era dotato di tutte le autorizzazioni e requisiti necessari. A proposito, prego l'assessore Coletto di informare l'assessore a tutto della vostra giunta che eventualmente, se ci sarà un nuovo ospedale a Terni, non è che ci sarà un nuovo elisoccorso, ma casomai ci sarà un parcheggio per quello che deve atterrare, insomma. Quindi, considerato che ad occuparsi di queste procedure
Queste procedure sono state affidate alla società Punto Zero, frutto della fusione tra Umbria Digitale e Umbria Salute, che si avvarrà di diversi apporti, diciamo, esterni di carattere consulenziali, che per quanto, diciamo, siano, come dire, competenti, sulla competenza non si discute, cozzano un po' con quello che ha fatto recentemente questa società, visto che sul finire dell'anno ha assunto in maniera, diciamo, alquanto discutibile 35 figure che avrebbero dovuto essere tecnicamente, diciamo, professionalmente elevate e che invece, diciamo, per i quali, diciamo, addirittura la laurea contava meno. Assessore, so che lei di queste cose se ne lava un po' le mani, diciamo, se ne sta alla larga, però, diciamo, le ricordo che fa sempre parte del comparto sanità, come dire, un'occhiatina anche al fatto che per fare il cupista ci vuole la laurea conta ben 14 punti in un concorso, invece per fare il tecnico di Umbria Digitale la laurea conta solamente 3 punti, diciamo, qualche dubbio, come dire, verrebbe. E allora, questo per dire che forse qualche professionalità, visto che ne avete assunti 35 in una sola botta, poco prima della fine dell'anno, qualcuno capace di fare un bando, visto anche che c'è come referente, tra l'altro, anche il Presidente del Soccorso Alpino Regionale, eccetera. Visto che c'è stato recente, in passato, anche costituito un gruppo di lavoro che io speravo e auspicavo si è fatto, c'è anche una valutazione costi-benefici prima di arrivare al dunque. Ecco, il dunque è per noi, ne siamo ancora convinti, che questo servizio, non gestito più in convenzione con la Regione Marche, costerà qualche milioncino in più. Questo, diciamo, quindi, avendo queste perplessità, interroghiamo la Giunta per sapere quali sono i criteri che hanno, conducono, diciamo, di efficienza in termini di costi e benefici, che hanno condotto a questa scelta, se si intende andare fino in fondo, come mai, diciamo, nonostante tutte queste assunzioni sia stato necessario ricorrere a figure esterne, e se ci sia una stima dei costi del servizio comparati tra, nello studio di fattibilità, tra quanto speso nel 19, 20 e 21 e quando andremo a spendere eventualmente negli anni futuri. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Nella regione dell'Umbria nel triennio 2018-2020 sono stati effettuati circa 5 interventi ogni 100.000 abitanti, 41 interventi in media su 891.000 abitanti, mentre le altre regioni hanno incrementato l'utilizzo degli ambulanze superando la media di 60 interventi anno per 100.000 abitanti e quindi risulta evidente che potenzialmente in Umbria siamo di fronte a un parziale bisogno sanitario non espresso o a una domanda sanitaria non soddisfatta. Ciò è determinato anche dal fatto che la posizione dell'eliporto di Fabriano non sempre ne consente, per condizioni meteo avverse e in alcuni casi perché il mezzo è già impegnato in altre missioni, l'attivazione da parte del COR 118 di Perugia. È verosimile che le difficoltà legate all'attivazione dell'ambulanza si riverberano automaticamente in una minore richiesta da parte del COR 118 di Perugia, preferendo così in prima istanza l'utilizzo del mezzo a terra, ambulanza o automedica. Il notevole incremento circa l'utilizzo delle ambulanze in tutte le regioni è stato determinato dalla necessità di migliorare l'implementazione di rete cliniche regionali per le patologie tempo-dipendenti, quali rete cardiologica, ictus, trauma maggiore. In base alle considerazioni, sia di tipo sanitario che economico, l'Assemblea legislativa dell'Umbria, con deliberazione 56 del luglio 2020, Servizio di Soccorso Regionale Autonomo con base logistica in Umbria, si era espressa impegnando la Giunta regionale a valutare di dotare il territorio umbro di un servizio di elisoccorso autonomo con base logistica in Umbria. Le patologie tempo-dipendenti, per abbattere indici di mortalità e morbilità e soprattutto disabilità residua, impongono la centralizzazione nel più breve tempo possibile, direttamente o da altro presidio sanitario, i pazienti verso presidi ospedalieri dotati di DEA di secondo o di primo livello, in quanto necessitano di ricovero in strutture dotate di servizi di alta specializzazione, in alcuni casi anche situate in territorio extraregionale. Dall'analisi dei dati del sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'assistenza emergenza-urgenza
dell'anno 2019 per i codici rossi relativi a patologie tempo dipendenti in 42 casi, i tempi d'arrivo al paziente e rientro presso il presidio ospedaliero con utilizzo di mezzi a terra sono ricompresi entrambi tra i 30 e i 100 minuti e quindi potenzialmente suscettibili di poter beneficiare di un intervento della riambulanza, che hanno tempi decisamente inferiori. Una vita salvata è un enorme abbattimento dei costi e degli interventi sanitari. Oltre a quanto detto sopra, va considerato che la regione dell'Umbria presenta un livello di sismicità alto, oltre alla presenza di un rischio sismico e meteo idrogeologico, oltre che idraulico. Il ricorso a figure esterne da parte di Punto Zero è motivato dalla specificità del servizio oggetto in gara. Si precisa che le assunzioni effettuate da Umbria Digitale nel corso del 2021 riguardano in grande prevalenza professionalità in ambito ICT e marginalmente figure amministrativo-contabile, tutte previste dal piano di assunzioni approvato dall'Assemblea dei Soci il 30 aprile 2021 per la copertura di servizi aziendali. È di tutta evidenza come i suddetti nuovi ingressi risultano privi di competenze necessarie per la predisposizione della documentazione tecnica relativa al servizio di elisoccorso in una regione dove non è mai stata bandita alcuna gara in materia. Altrettanto evidente come la necessità in questione sia di natura temporanea, esaurendosi l'attività della stesura del capitolato tecnico, mentre tutte le selezioni poste in essere da Umbria Digitale hanno avuto ad oggetto assunzioni di personale a tempo indeterminato. Di norma, nelle gare indette da Punto Zero Classe, i componenti dei gruppi tecnici incaricati di redigere i documenti tecnici di gara sono nominati dall'amministratore unico Punto Zero su indicazione dell'agente sanitario e talvolta dalla Regione, nell'ambito dei professionisti che operano in materia, sulla base delle specifiche competenze necessarie e senza oneri per l'incarico conferito, salvo quanto previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 50 del 2016, qualora applicabile. Nel contesto della gara in questione, i professionisti individuati di concerto con aziende sanitarie non erano sufficienti a garantire tutte le aree di competenza necessarie allo scopo, anche in forza del fatto che a tutt'oggi in Umbria non esiste un servizio di elisoccorso gestito da enti regionali. In tale contesto si è reso necessario acquisire due competenze specifiche. Il dottor Giovanni Cipollotti, quale esperto di organizzazione e management dei servizi di soccorso sanitario, competenza per la quale ha partecipato al gruppo tecnico per la gara di servizio di soccorso della Regione Veneto, ultima espletata in Italia, e con DGR 2327 del 16/3/2021 ha assunto le funzioni di consulente per la Direzione Regionale della Sanità della Regione Umbria nell'ambito del gruppo di lavoro regionale che ha elaborato il progetto di fattibilità per la realizzazione del servizio di elisoccorso. Il comandante Roberto Ceriani, con una solida esperienza operativa come comandante di elicottero sia in ambito di lavoro aereo sia di elisoccorso sanitario e come pilota commerciale per trasporto passeggeri, lo stesso è in possesso di abilitazione sia di elicotteri monomotore che bimotore e inoltre è stato funzionario dell'ENAC dal 2014 al 2019, partecipando anche alla stesura di specifici capitolati di appalto per l'affidamento del servizio di elisoccorso sanitario. I criteri utilizzati per l'affidamento delle incariche degli esperti sopraindicati sono i seguenti: il dottor Cipollotti, con conferimento di incarico di collaborazione occasionale sottoscritto in data 22/10/2021, aventi per oggetto supporto alla stesura del capitolato tecnico relativo alla gara d'appalto regionale per i servizi di elisoccorso, supporto al responsabile del gruppo tecnico per il coordinamento delle varie risorse necessarie per la stesura del capitolato per un importo complessivo di 4.800 euro, comandante Roberto Ceriani, affidamento di un servizio di consulenza aeronautica professionale finalizzato alla definizione della stesura del capitolato tecnico ai sensi dell'articolo 36,2 lettera A, decreto legislativo 50 del 2016, nel rispetto delle linee guida ANAC numero 4, in attuazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in ottemperanza alla best practice raccomandata da ANAC, Umbria Salute e Servizi
attualmente punto zero scarla, ha proceduto alla comparazione di più offerte, vista l'esigenza che fosse scelto un soggetto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe, quale oggetto di affidamento per un importo complessivo di 4.320 euro. Gli altri componenti del gruppo tecnico svolgono il relativo incarico nell'ambito della loro attività istituzionale senza alcun onere a carico di punto zero. Per quanto riguarda i costi del servizio attuale, secondo quanto rilevato e trasmesso dal CORP 118, nel 2018-2020 l'elicottero della Regione Marche, operativo presso la base di Fabriano, è effettuato in totale 29 interventi nel 2018, interventi HEMS, soccorso primario, interventi sono 8, interventi SAR, recupero e soccorso in zone impervie sono 11, e trasferimenti presso ospedali extraregionali 10, nel 2019 sono in totale 54 e nel 2020, evidentemente a causa della pandemia, sono 39. Silenzio, allora, per favore. Per quanto riguarda la convenzione, un costo fisso di 1.200.000 euro. Il consumo nel 2018, in aggiunta al 1.200.000, è stato di 41.000 euro, nel 2019 è stato di 92.000 euro, nel 2020 è stato di 73.000 euro. Vanno da considerare che tali costi vanno aggiunti quelli sostenuti verso Ares Roma 118 per un totale di 22.000 euro. Un servizio autonomo porterebbe ad un maggior utilizzo di tali sistemi di trasporto, indispensabile per evitare ritardi nella presa in carico di pazienti critici, evitando esiti di mortalità o allungamenti di tempi di soccorso, da cui possono scaturire danni temporanei o permanenti, con conseguente aumento di spese sanitarie per l'allungamento dei tempi di ricovero, di prestazioni specialistiche da erogare e attività di riabilitazione, da considerare anche delle spese collegate da attribuire alla sua assenza dal lavoro dei pazienti e dei familiari. Silenzio, per favore, lateralmente. E aspetti conseguenti. Per quanto riguarda la differenza di costi sostenuti, tale raffronto è difficilmente quantificabile per i motivi che in parte sono già stati espressi nella risposta al punto 1 dell'interrogazione. L'aumento del numero di voli non legati esclusivamente a patologie tempo dipendenti, trasporti per incidenti stradali e altre situazioni, diminuzione dei costi sostenuti per le prestazioni sanitarie e dei costi sociali collegati al ritardo di un intervento per patologie tempo dipendenti, infatti ictus e quant'altro, diminuzione della mortalità dei pazienti, possibilità di mettere a disposizione il mezzo umbro anche ad altre regioni limitrofe. La Regione dell'Umbria ha stanziato nel proprio bilancio regionale 4.500.000 anni in attesa della conclusione delle procedure di valutazione per l'acquisizione del servizio completo. La cifra comprenderà evidentemente l'adeguamento della piattaforma dell'aeroporto, la formazione del personale e l'attivazione del servizio difficilmente calcolabili con precisione al momento. Quindi, ci sono dei costi di adeguamento che sono una tantum, compresi in questi 4.500.000, che sono finalizzati appunto a far partire questo servizio. Va sottolineato che nell'ultimo anno, su 70 interventi nel 2021, classificati come altro, fra virgolette, sono 14. Non interventi, perché tante volte succede che l'elicottero non è disponibile, che l'elicottero è fermo per manutenzione, che il maltempo impedisce evidentemente di oltrepassare quel tratto appenninico che spesso e volentieri ferma l'elicottero. Va detto anche che il tempo di attivazione è molto, ma molto inferiore qualora l'elicottero stazioni in Umbria. In 10-15 minuti può arrivare a Terni, può arrivare a Perugia, può arrivare in Valnerina. La differenza dell'attuale tempistica che varia dai 10 ai 15 minuti per l'attivazione del servizio e poi per la partenza e di conseguenza l'arrivo sul posto dell'incidente. Io credo che questo sia un investimento all'interno di quella che sarà la revisione della rete emergenza-urgenza 118 di cui l'Umbria tanto ha bisogno, visto e considerato la polverizzazione degli abitanti sul territorio e prendendo atto anche di quella che è una rete stradale che evidentemente non è
così agevole come potrebbe sembrare e che di conseguenza allunga quelli che sono i tempi di intervento delle ambulanze sul territorio, delle automediche e quant'altro. Un piccolo investimento per salvare delle vite. Io reputo che l'Umbria ne abbia bisogno e che valga la pena fare questo investimento, come anche è stato suggerito da questa assemblea. Grazie. Consigliere Paparelli, replica? Prego. Ma, assessore Coletto, mentre lei parlava si sentiva il rumore delle unghie sullo specchio, quando uno cerca di attaccarsi sullo specchio, sugli specchi per giustificare una scelta che, come lei ha evidenziato nella risposta, evidenzia numerosissime contraddizioni. Perché? Primo, perché non mi pare che fino ad oggi in Umbria ci siano stati problemi, diciamo, con l'elisoccorso, con il servizio di soccorso, si sia procurato, diciamo, qualche danno a qualche paziente a causa della mancanza dell'intempestività del servizio. Secondo, perché, diciamo, gli interventi in media, come lei ha detto, così pochi, non giustificano un servizio autonomo. Si poteva lavorare sul migliorare la convenzione in atto, si poteva lavorare su alcuni fronti, ma dotarsi di un proprio servizio servirà solamente a fare qualche, mi sia perdonato il termine, marchetta in più per qualche consulente, perché Dio mio, oggi scopriamo che i consulenti che vengono in Umbria, se non vengono dal Veneto, noi in Umbria non abbiamo professionalità, non abbiamo persone in grado di fare direttori generali, se non sono tutti quanti dietro targati Veneto, non hanno cittadinanza in questa regione, neanche per fare le cose, diciamo, più banali da questo punto di vista. Due, non mi pare che, cioè, quando l'Assemblea legislativa approva un atto, io prima di incamminarmi in quella strada, cioè, faccio fare uno studio di fattibilità, valuto i costi e benefici, lei ci ha enunciato i costi come certi, i benefici come aleatori, come del tutto aleatori, perché tra l'altro si preferisce, invece che intervenire sui servizi che possono dare, che può dare la rete ospedaliera della nostra regione, questa assemblea ha anche approvato l'attivazione del servizio di emodinamica ad Orvieto a proposito di patologie tempo dipendenti. Non mi pare che tutti gli atti che questa assemblea approva siano trattati poi allo stesso modo, perché magari lì non c'è, come dire, un po' di ciccia da distribuire in giro per incrementare il consenso. Mi pare che si vada a spendere 4 milioni e mezzo subito, più circa, questi sono i nostri costi stimati, altro che 1,2 milioni, 3 milioni e 6 circa l'anno a regime, quindi tre volte tanto, mentre io penso che il bilancio dei fondi della sanità, soprattutto in un momento come questo, avrebbero dovuto provare in termini di assunzioni, in termini di investimenti sulle dotazioni, sulla rete ospedaliera, qualche approdo, diciamo, un pochino più significativo rispetto a questo. Da ultimo quindi, non possiamo assolutamente ritenerci soddisfatti delle risposte, perché in parte non ci sono state e perché, diciamo, certo, quando si dice costa X, i benefici forse saranno, forse potremmo evitare qualche morte in più, qualcosa in più, così, diciamo, in maniera del tutto aleatoria, diciamo io. Sarebbe stato più onesto da parte sua, assessore, visto che lei ha ricoperto, da chi come lei ha ricoperto ruoli di governo importanti, un po' più di onestà intellettuale. Ha dovuto, come dire, adempiere a qualcosa che la Lega Umbria gli ha chiesto di fare, lei lo ha fatto, diciamo, in maniera onesta, ma non ci venga a raccontare che questo porterà, diciamo, benefici al nostro sistema sanitario, perché comporterà solo costi in più senza alcun beneficio, a danno di un bilancio della sanità sul quale vi dovete fare qualche domanda e darvi qualche risposta sul presente e non sul passato. Grazie.